Cari amici di Rede Re, ben ritrovati. Oggi ho il privilegio di condividere con te la lettura e la meditazione tratta dal testo di Seconda Corinzi 7:1. Avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. In un mondo così pieno di distrazioni e tentazioni, la purezza è una questione difficile e la chiamata alla purezza è spesso dimenticata e ignorata. La grazia a buon mercato, secondo quello che possiamo leggere in Giuda versetto 4, prende il posto della chiamata alla vita appassionata. Sebbene non vogliamo mai accettare la salvezza attraverso buone azioni, allo stesso tempo dobbiamo ricordare che l'impurità e la mancanza di impegno o ribellione ci contaminano e rovinano la nostra influenza davanti a un mondo che osserva. Per vivere in stretta relazione con Dio ci sono alcune decisioni che dobbiamo prendere ogni giorno. Ci saranno momenti in cui dovremo dire di no ad alcune cose a cui preferiremmo dire di sì e di sì ad alcune cose a cui preferiremmo dire di no. Ciò richiede saggezza e autocontrollo, ma fortunatamente lo Spirito Santo ci dà entrambi, sia la saggezza che l'autocontrollo. È importante imparare a vivere una vita santa perché è una parte importante del vivere in una stretta relazione con Dio. Non significa che non commettiamo mai errori, significa solo che il desiderio del nostro cuore è vivere in un modo che piace al Signore. E ciò si ottiene cercando di piacere a Dio nei nostri pensieri, nelle nostre conversazioni, nelle nostre amicizie, nella musica che ascoltiamo e nell'intrattenimento, eccetera, eccetera. Se la nostra carne vuole andare in una direzione, ma la parola di Dio ci insegna ad andare in un'altra, possiamo ricevere la grazia di Dio di obbedire a ciò che sta dicendo. La buona notizia è che c'è un'enorme ricompensa quando facciamo questo. Quando scegliamo di vivere la nostra vita per Dio piuttosto che per noi stessi, sperimenteremo giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Vivremo nella vittoria qualunque cosa venga contro di noi. Questa è una vita meravigliosa. Questa è la vita abbondante, vittoriosa, piena di gioia che Gesù è morto per donarci. E allora perché non investi nel tuo futuro? Scegli dunque di vivere una vita che piace a Dio. Chiedi al Signore di purificare il tuo cuore, la tua vita, il tuo corpo. Chiedi al Signore che le tue parole e i tuoi pensieri siano irreprensibili davanti a Lui. Punta in alto e persegui la santità come Lui è santo. Il Signore sia con te. Ti auguro una buona scelta. Amen.